Tonti, molla il mio pigiama. Molla, molla. In questo video assaggerò le prelibatezze orientali del Lidl di questa settimana. Cominciamo con i chicken noodles, porzione per una persona, onesto. Cioè non è enorme, ma ci sono quelli che ti mettono sta cosa qua e ti scrivono porzione per due. Posso farli in microonde o in padella, li scaldo 5 minuti, io quasi quasi li faccio in padella, che secondo me vengono più buoni. Utilizziamo la confezione iniziale per non lavare altri piatti, bicchieri e cose. Come al solito, postazione in front of the TV. A vederla così, Marta, sembra buona, no? Sembra una linguina. Anche a me sembrano linguine. Comunque non è male. Questo è il pollo bianchino, eh? C'ha niente. Vi dico già che ho trovato meno roba rispetto alla settimana americana. Gli edamame, che volevo comprarli per vedere un po' com'erano, non li ho trovati, e neanche la salsa di soia, ma ne userò una che ho qua a casa. Un sacco di spaghetti, riso e ravioli, meglio. Poi dal sito c'era scritto che c'erano anche i mochi, ma non li ho trovati, non so dove fossero sinceramente. Comunque è mezzogiorno, guardiamo Shameless. Questo penso siano peperoni perché non è piccante. Andiamo a vedere quanto l'abbiamo pagato. L'ho pagato. Allora, Thai noodles direi 1,79€. Beh, io gli darei un 8. Non mi pare di averli pagati tanto, 1,79€, cioè meno di così me lo regalavano. Era una bella porzione, non erano affatto male. Un 8 su 10 va bene. Primo piatto provato, ci rivediamo dopo che ne provo un altro. Mi hanno rubato la bicicletta e mi hanno rotto questo. Dovrebbe essere così. Insomma, mi hanno rubato la bicicletta a Ferrara. Penso sia un rito di passaggio da fare. Ero a lezione, sono uscita e non c'era più la bici. Per un momento ho pensato, forse non sono venuta in bici. In realtà era là. E mi ha lasciato questo per ricordarmi. E quindi niente, mi hai fatto male al cuore. Cioè, nel senso, non è che la mia vita sia rovinata per questa cosa. Però sicuramente è stato brutti 5 minuti quando l'ho scoperto. Andiamo avanti con il video, non pensiamo tutto il giorno a questo ladro maledetto. Goditi la mia bicicletta, anche se so che la venderai. Questa sera vorrei provare questo. È da fare in microonde. Cuocere il prodotto ancora surgelato per 9-10 minuti. E provo anche gli involtini primavera. Forare! Come si fora? Ah. Questi involtini primavera, quasi quasi li faccio in friggitrice ad aria. Ok, in realtà è ancora congelato. Esatto amici, avete capito bene, ho una friggitrice ad aria di nuovo. Quella di prima l'avevo rotta, si sarà fuso qualcosa, boh. Questa è la friggitrice ad aria nuova, la uso già da un paio di settimane e mi piace un botto, anche perché è Aigostar, la stessa marca del mio bollitore elettrico, che come sapete uso tutti i giorni per bollire la pasta, quindi mi fido, mi sto trovando strabene. Vi lascio anche il link e ste robe qua in descrizione, io non vi dico niente. Ho fame, è pronto anche il riso. Ne metto due. Go! Per ora questa come potenza, tra questa e la prima di Ulmatic, la Ultena, la prima che avevo, sono le migliori per ora. Togliamo. È cotto. Non so se fare come lo yogurt, quello Danone là. Sì, oh oh. Anche questo al pollo. Questa in teoria è con il curry rosso. Curry rosso. Assaggiamo. Comunque tutte ste bacchette le ho dalla settimana sushi, che ogni sushi che ordinavo mi davano delle bacchette.
In effetti avevano detto di aspettare 2 minuti prima di mangiare. Quello più buono. Sono pronti gli involtini, ma li mangio dopo. È molto buono, molto saporito, ha un botto di roba dentro. Qualitativamente parlando, mi sembra migliore di quello di oggi a pranzo. Brucia un sacco però. Questo direi che è indiano perché è il curry. Qua ho anche l'involtino primavera. Ha dentro verdura. Si sente il cavolo, ma non è male dai. Brucia. Ma a me, tipo gli involtini primavera non è che fanno impazzire. Il riso invece mi piace. Allora, qualitativamente era superiore rispetto a quello di oggi a pranzo, però costa anche il doppio. Io gli metterei un bel 7. 2,65. Erano 3 nella confezione. A me non fanno impazzire. Poi come qualità mi parevano anche abbastanza buoni. Quindi gli diamo un 6,5, dai. Per oggi direi che non mangio altro. Ci rivediamo domani. Buongiorno, sono appena tornata dalla mia corsetta mattutina. Volevo mangiare qualcosa perché ho fame. E non è che mi ispiri, però ho voglia di mangiare questi spaghetti di riso. Non so perché. In microonde per 2 minuti va benissimo. È tipo una colazione. Ok. Beh, l'odore non è male. Non è male. Metto un po' di salsa di soia. Quindi questo direi che è promosso. Non è male far colazione con la pasta di riso. Segnatevelo. Allora, spaghetti di riso con verdure, 2,89. Come vi ho detto non erano affatto male, però 2,89. Allora, se li mettiamo in comparazione a questi che erano molto di più, gli darei più un 7. 7 mi sembra un buon voto. A dopo. Rieccoci. Oggi a pranzo vorrei provare altri noodles green curry sauce in microonde. Ah, non me l'aspettavo. Se li faccio in padella? Ma sì. Mamma mia. Ho fatto una cacata secondo voi? Non so. Ok, già meglio. Secondo me 2 minuti in microonde col cavolo che veniva. Visto che ci siamo, io proverei anche questi. Direi che ci siamo e li mettiamo qua. Oggi non c'è Marta, quindi mi sa che mi guardo, visto che non posso guardare Shameless, che lo guardiamo solo insieme, Loki. È da un botto che voglio vedere la terza stagione. Non va internet, ottimo. Beh, allora assaggiamo qua. Come aspetto non è male. Brucia ancora però. 2 minuti in microonde col cavolo che veniva così. È molto cremosa, di sapore non mi fa impazzire. Speravo più curry. Invece sa tipo da detersivo. Un po' piccantino perlomeno. Lasciamolo da parte che brucia. E assaggiamo un giuizza. Ghiozza. No, non so dirlo. Ci sono le olive dentro. Secondo me olive non è tanto orientale, no? È tipo greco. Dai. Non male. Questo non riesco a decifrarlo. Cioè sa veramente un po' di detersivo. Andiamo a vedere quanto li ho pagati. Cominciamo dai ravioli. 2,89 euro. 7, dai. No! Ho sbagliato di nuovo. Non vale tanto sta cosa di guardare dallo scondrino, sinceramente, se poi sbaglio ogni volta. Thai noodles non vengono 1,79, ma 3,49. Però erano più buoni del riso e di più. Quindi li metterei 7,5. Thai noodles, scrivo noodles curry verde, vengono 1,79. A me non sono piaciuti, però riconosco che ad alcuni potrebbero piacere. Io metto un 7 anche a questo. Ci rivediamo più tardi. Sento di avere il potere. Assaggerò queste samosa. Piatto tipico indiano, no? Qua dici 10 minuti in forno, magari metto 8 minuti in friggitrice ad aria. Oh, c'è anche una salsa fatta così, ripieno di pollo. Ed ora, visto che posso. Allora, farlo con l'app è molto più comodo. Il coperchio è aperto. Non sono tanto sveglio, aspetta. Va bene, 9 minuti, 200 gradi. Vai! Molto divertente farlo col telefono. C'aveva anche il libro delle ricette, sta friggitrice. Mi piacciono un sacco i libri delle ricette. Ok.
la provo con sta salsa. Comunque, mi chiederete, hai mai mangiato le samosas? Una volta sì, a Barcellona per strada dai tipi che dicevano samosa. Non è stata una bella esperienza. Uno, perché io non ero nelle condizioni di degustare questo piatto tipico. Due, perché lui sapeva che io non ero, che nessuno in quel, era tipo una festa, boh, era nelle condizioni, quindi penso si abbia fatto proprio la cavolo. So solo che sono arrivata a casa che sapevo un sacco da cipolla. Assaggiamo con la salsina. Mi piace, meglio di quelli per strada, anche la salsina è buona. Buono però, poi è venuto anche stra bello croccante. Cioè non dico una cena, ma anche un aperitivo alternativo. Comunque a me il cibo indiano, i piatti indiani piacciono un sacco, quelli che ho assaggiato ovviamente. Cioè sono andata in qualche ristorante indiano, non ho mai provato a fare io. Bello spuntino. Diamogli un voto. Allora, samosa con pollo, 2,99. Mi è piaciuto molto, gli diamo un 8,5. Spuntino fatto, ci rivediamo stasera per cena. Buonasera, allora questa sera mangerò questi, queste cose qua, gyoza, shumai e acao, con salsa dip alla soia e allo zenzero, penso questo. C'è scritto di immergerlo nell'acqua calda, ma lo terrò tra le mie mani. Vabbè, c'è scritto che basta metterli 2 minuti in microonde, oppure nella vaporiera che non ho, per cui microonde sia. Allora, c'è un buon odore. Tu guarda già che puzza. Sì, ma sa anche la mazzancolle. Ok. Questo piatto mi interessa molto. Cominciamo da quello verde. È cotto. No. La parte, la pasta che non è in contatto con niente, col ripieno, è tipo plastica. Il resto è tipo gomma. Il verde è non tanto buono. Proviamo la medusa. È medusa? No, sembra una medusa però. Come la definiresti? Questo secondo te cos'è? Gyoza, shumai o acao? Gyoza. No, penso che fosse quello gyoza. Comunque strapiccante gyoza. Questo meglio, molto meglio. Proviamo con la salsa. Per finire abbiamo questo, che come tutti sapete è un fagottino. Ma la mia perplessità, la mia domanda è dove sono le mazzancolle in tutto ciò? Vabbè. Riproviamo questo. Magari nella vaporiera sarebbe andata diversamente, sarebbero stati più buoni. Ma sinceramente, tra tutti quanti, l'unico che si salva è questo, che non so come si chiama. Comunque, direi che li finisco con calma mentre faccio aperitivo e dopo guardiamo quanto li abbiamo pagati. Io. Selezione di dim sum, 3,99. Prima insufficienza del video, e ci sta perché ci mancano ancora 2 cose da provare, quindi direi che era anche ora che dessimo un po' di pepe a questa settimana. Allora, diciamo che non erano buonissimi e in più 4 euro. Si presentava bene il piatto, per cui non gli avrei dato meno di 5. Però sì, buono è un'altra cosa. Ci mancano ancora 2 robe, uno snack e un piatto intero. Ma direi che li mangio domani perché adesso un po' too much. Ci vediamo domani. Buongiorno! Coda che qua. Qua abbiamo del buon ramen. Che non so aprire. Ah! Interessante, da leggende. Pellicola adatta al microonde. Allora, in realtà sono le 9 di mattina, però sarebbe la mia colaz. Ieri ho fatto colazione con gli spaghetti di riso. Why not oggi con il ramen? Allora, in pentola, versare il contenuto della vaschetta in un pentolino. Cuocere a fuoco medio per almeno 3 minuti finché bolle. Aggiungere la pasta e cuocere per 2 minuti. Microonde, meglio in pentola, eh. Oh, porco cane. Che poca voglia. Esteticamente non è bellissimo. Lo scoliamo. Ci cascate ogni volta. Allora, se avete visto il mio video recente, sono andata a mangiare il ramen e ovviamente questo è un pochino peggio. Però ha un buon odore, che nel 2023 è sempre una bella cosa. Dai, non è malaccio. Proviamo questo gamberino. Assolutamente in sapore. Alla fine penso che il gusto lo dia il merluzzo, comunque quello che è. Cioè, voi non potete annusarlo, ma sa un sacco da pesce. Cioè, Marta mi ha fatto chiudere la porta per non impuzzettare tutta casa. Quindi io adesso non so quanto l'ho pagato.
Ma posso dire che mi sta piacendo e soprattutto, diciamo che questo è l'ultimo pasto perché poi mi rimane da provare solo uno snack. Che poi dove sono andata a mangiare il ramen l'altra settimana non ce n'era uno al pesce, cioè c'era il pollo, c'era vegetariano e c'era pancetta. Mentre secondo me il ramen al pesce è tanta roba. Cosa c'è? Ma sei pazza? Stavi cantando? Mi è piaciuto, mi ha anche scaldato il pancino. Visto che ci sono, direi che assaggio anche l'ultima roba. Ossia questi anacardi ripieni di... no, ricoperti di wasabi. Così poi diamo il voto a tutti e finiamo questo video. Allora, dovrebbe essere piccante, giusto? Non è tanto piccante, ma si sente il wasabi. Non è male. Dai, non mi dispiace. Ci sta, adesso comincia a essere piccante, bisogna mangiarne tante insieme. Non mangiatene tante insieme. Diamo un voto. Ramen 2,99. Alla fine una porzione 3 euro. Ma in realtà costava meno dei noodles, a cui ho dato 7,5. Quindi io gli darei un 7,5 anche a questo. Gli arachidi ricoperti di Panat 1,19. Gli diamo un bel 8 perché erano molto buoni. Non serve fare la somma di quanto ho speso. Comunque secondo me è tipo la metà della roba rispetto alla settimana americana del Lidl. Quindi ci sta che ho speso meno. Infatti ho speso 28 euro per 3, 6, 9, 10 cose. E adesso facciamo la media aritmetica del voto. 7. La media della settimana. Voto più basso della settimana americana, ma effettivamente non tanto, era 7 qualcosa tipo la settimana americana, no? Ma effettivamente qua non c'è stato nulla che mi abbia fatto dire wow. Invece di là ho mangiato cose molto più buone. C'era meno roba, alcune cose no buono veramente, altre... Avete visto i voti? Tutti più o meno 7, 6 e mezzo, 7 e mezzo, 8 e mezzo. Cioè la cosa che mi è piaciuta più è le samosa e effettivamente andrei a ricomprarle, l'unica roba di tutta questa settimana. E gli arachidi mi sono piaciuti. Quindi spero che questo video sia utile, anche se volete andarvi a comprare qualcosa, non spendete 4 euro per quella roba di ravioli e tutto, non ne vale la pena. Gli arachidi, buoni. Ci vediamo nel prossimo video, grazie a tutti per aver guardato e spero vi sia piaciuto. Ciao!